Allora, bene, dovreste riuscire a vedere il file adesso e lo scorriamo insieme. Appunto, lo avete già sulla cartella Drive. Allora, come vi dicevo l'altra volta, vi ho caricato qui come primo esercizio quello a cui mi riferivo sulla pellicola antiriflettente, in riferimento alla tematica dei film sottili e quindi alla questione trasmissione e riflessione. Per cui questo primo esercizio che trovate qui è quello a cui mi sono riferita nelle lezioni scorse, per cui ve lo lascio, è già svolto. E così avete un esercizio in più sulla tematica dei film sottili. Un esercizio molto, molto veloce, però insomma va un attimo a fissare quello che avevamo già visto con le pellicole sottili. E partiamo invece adesso con i diottri, ok? E adesso qui ho fatto un collage di esercizi sia per i diottri che per le lenti in modo da fare un po' un excursus delle diverse tipologie. Quindi per quanto riguarda i diottri abbiamo quello concavo e quello convesso, invece per le lenti abbiamo la lente convergente e la lente divergente. Per cui partiamo con questo primo esercizio. Che vi dice? Avete un pesce in una ampolla di vetro che ha un raggio di 30 centimetri. Questa ampolla è piena d'acqua e quindi ha un indice di rifrazione di 1,33. Il pesce sembra fermo a 45 centimetri dal vetro rispetto all'osservatore che sta in aria. Trovare la posizione reale dell'oggetto e l'ingrandimento dell'immagine. Sapete bene che già quando un oggetto è posto in acqua, l'avevamo visto con quell'esercizio della piscina e della moneta all'interno della piscina, avete già una variazione rispetto a quella che è la realtà, perché l'oggetto appare sempre più grande e sempre più vicino. Qui però abbiamo mentre la piscina è una sorta di, possiamo definirlo, diottro piano, qui invece abbiamo un diottro sferico. E questo, diciamo, incide maggiormente sulla visione dell'oggetto che abbiamo all'interno. Allora, innanzitutto la cosa fondamentale di questi esercizi è la costruzione dell'immagine. Io qui ho controllato per come li avevo svolti, dovrebbe essere tutto conforme a quelle che sono le convenzioni che vi ha dato Zanattini durante le lezioni. Okay? Allora, avete questa ampolla di vetro che ha un raggio di 30 centimetri. Okay? Quindi il raggio sarà la distanza tra il vostro centro di curvatura e il vostro vertice. Okay? Quindi, se definiamo questa come la nostra curvatura, no, del nostro diottro, da questa parte, la parte sinistra, qui abbiamo acqua. Okay? Mentre dall'altra parte, dove è posto l'osservatore, a sinistra del raggio della nostra curvatura, abbiamo aria. L'oggetto e anche l'immagine dell'oggetto sono posti nella zona in cui abbiamo l'acqua. Allora, partiamo innanzitutto con disporre l'oggetto. Allora, se sappiamo che il raggio della nostra ampolla è di 30 centimetri, quindi la distanza tra questo punto C e questo punto V, vi dice che l'oggetto, okay, quello che andate a vedere voi, scusatemi, l'immagine, attenzione, perché qua vi chiede di trovare la posizione reale dell'oggetto, ok? L'immagine dell'oggetto è posta a 45 centimetri dal vetro. Allora, questo è il nostro vetro, per cui dobbiamo tornare indietro di 45 centimetri e porre l'immagine dell'oggetto, ok? Sapete che qui, già un po' per quella che è la, diciamo, cognizione che si hanno che si ha di questi sistemi ottici, sappiamo già che un oggetto in acqua risulta
visivamente più grande di quello che è nella realtà. Per cui verrà da sé che la freccia che andremo a identificare come l'immagine del nostro oggetto sarà un po' più grande rispetto a quella dell'oggetto reale. Per cui a 45 centimetri rispetto al vertice andiamo a porre la freccia della nostra immagine. Allora, come si costruisce a ritroso la posizione dell'oggetto? Ok. Voi avete che dovete far partire, nel caso di un diottro sferico, principalmente due raggi. Che si tratti dell'oggetto reale, che sia qui, o dell'immagine, comunque un raggio deve passare per il centro di curvatura. Ok? Vedete che infatti se noi dalla punta qui della nostra immagine la facciamo passare, scendiamo giù di qua e andiamo attraverso il centro di curvatura. Un'altra immagine, un altro raggio dovrebbe andare a ritroso e partire da quello che è il fuoco del nostro sistema. Noi al momento questo fuoco non lo conosciamo, quindi non siamo in grado di costruire ancora completamente il nostro sistema ottico. Quindi un raggio ce l'abbiamo, l'abbiamo costruito, siamo passati attraverso il centro di curvatura, dobbiamo andare a costruirci l'altro. Per cui andiamo a calcolarci il nostro fuoco. Allora, innanzitutto attenzione, appunto, secondo le convenzioni, ai segni che mettete alle quantità che sono in gioco, quindi distanza dell'oggetto, distanza dell'immagine e il raggio. Ok? Qui avete che l'immagine è in quella che è definita zona virtuale, quindi il vostro Q sarà minore di 0, questo 45 centimetri, ok? Sarà meno 45 centimetri. Per quella che è la convenzione che vi ha indicato anche il professor Zabattini, se il centro di curvatura è a sinistra del vertice, avete che il raggio è minore di 0 e quindi questi 30 centimetri che ci vengono indicati qui saranno meno 30 centimetri. Applicando la legge dei diottri sferici, okay, sapete che in generale avete che N1 su la P, che sarebbe la posizione dell'oggetto, più N2 su Q, che sarebbe la posizione dell'immagine, è uguale a N2 meno N1 tutto fratto R. In questo caso, attenzione, definiamo N1 il mezzo in cui da cui proviene la luce ed N2 è il mezzo in cui arriva la luce. Poi chiaramente fate sempre riferimento anche a quello che vi ha indicato il professor Zavattini a lezione, però diciamo in generale possiamo definirlo così. Per cui tutto ciò ci permette di ricavare poi quello che è il nostro fuoco, ok? Il fuoco sarà uguale, perché poi è tutto uguale a F, che è N2 su N2 meno N1 per R. Attenzione qui appunto a riportare i segni corretti, ok? Perché è fondamentale per poi ritrovarsi nel disegno che andiamo a fare del sistema ottico. Per quanto riguarda questo sistema, con le quantità che ci sono in gioco, vi risulterà che il vostro fuoco è a più 90 centimetri. Quindi è un fuoco reale ed è posto a destra, ok? Quindi rispetto al nostro sistema, noi abbiamo che F2 è in questa posizione. Quindi una volta che abbiamo F2, adesso possiamo finire di costruire il nostro sistema ottico, perché
dal vertice della nostra immagine qui possiamo tracciare una retta che vada a intersecare esattamente il nostro fuoco. E da lì, adesso possiamo, partendo dall'intersezione che questa retta fa con il nostro diottro, che è questa è la curvatura della nostra ampolla, da qui andando parallelamente al nostro asse di riferimento, andremo a incrociare questo punto. Ma qui avremo l'intersezione tra il raggio che dall'immagine passava nel centro di curvatura e quest'altro raggio qui. Questo ci permette di definire la posizione del nostro oggetto reale. Allora, vedete già che nel vostro sistema questo oggetto risulterà più piccolo, come ci aspettavamo, rispetto a quella che è la sua immagine. E avrà una posizione diversa rispetto a quella dell'immagine. La possiamo andare a calcolare applicando sempre la legge dei diottri, okay? Come vi dicevo prima, N1 su P più N2 su Q è uguale a N2 meno N1 su R. Da questa equazione ci ricaviamo P che sarà uguale a N1 che moltiplica il tutto, la meno 1, N2 meno N1 fratto R meno N2 su Q, ok? Tutto alla meno 1. E attenzione sempre a inserire i dati con il segno corretto, vi risulta in questo caso che P sarà più 40 centimetri, ok? Quindi risulterà un po' più vicino l'oggetto reale. Vedete che è una situazione diversa rispetto a quello che avevamo famigerato, chiamiamolo di altro piano, che era la piscina. Ok, nella piscina gli oggetti vi sembrano più vicini e in realtà quando poi vi immergete per recuperarli, nella pratica sono più lontani. Avendo una curvatura della superficie di separazione tra l'osservatore e il mezzo in cui è contenuto il nostro oggetto, in realtà qui la situazione si presenta diversa. Vi chiede poi l'esercizio anche di calcolare l'ingrandimento, okay, di questo oggetto. L'ingrandimento lo andate a calcolare come m uguale a meno n1 su n2 che moltiplica q su p. Okay? E attenzione, perché qui vedete che dovete tener conto anche degli indici di rifrazione. E vi risulta, qui avete un meno che se ne va perché un meno veniva dal Q che avevate prima, no? Perché Q era minore di 0, vi risulta che l'ingrandimento è pari a una volta e mezzo. Quindi vediamo questo pesce una volta e mezzo più grande rispetto a quello che è nella realtà. Allora, vedete che abbiamo costruito il nostro sistema ottico a partire dalla posizione dell'immagine. Questo è una sorta, questo sistema che abbiamo visto, è una sorta di diottro concavo. Per cui di seguito vi ho inserito un esercizio più, diciamo, abbastanza analogo sul diottro concavo. E invece qui in questo caso andiamo a vedere che come possiamo partire dalla posizione dell'oggetto. Allora, vediamo velocemente, visto che abbiamo già dato un'occhiata a questa tipologia di specchio. Avete un diottro concavo con un raggio di 30 cm. Se si tratta di un diottro concavo come quello di prima, avete sempre che il raggio è minore di 0, quindi R sarà meno 30 cm. E abbiamo sempre due mezzi, aria e acqua.
L'oggetto vi dice si trova a una distanza P di 30 centimetri dal, scusatemi, 60 centimetri dal vertice del diottro. Allora, qui dovete calcolare il vostro fuoco, ok? Perché abbiamo visto che per andare, adesso mi sposto un po' più giù che vi faccio vedere un attimo il disegno, ok? Voi avete il vostro raggio di curvatura di 30 centimetri. Vi dice che però l'oggetto è posto a 60 centimetri, quindi l'abbiamo messo qui. Sapete che dall'oggetto voi dovete far partire sempre due raggi, uno che, così come abbiamo visto per l'immagine, uno che attraversa il centro di curvatura e l'altro che se ne va parallelamente contro il vostro specchio e poi deve andare a finire all'interno del fuoco che si trova sul nostro asse di riferimento. Però anche qui il fuoco non lo conosciamo, per cui dobbiamo prima calcolarcelo, poi possiamo andarlo a inserire nel sistema e quindi andare a finire di costruire i raggi del nostro sistema ottico. Per cui il nostro F2 ce lo richiamiamo come prima, come N2 su N2-N1 per R. E attenzione, appunto, sempre che R è meno 30, vi risulta un fuoco di meno 121 centimetri. Quindi una situazione diversa rispetto a quello che avevamo visto prima, dove il fuoco era a destra del nostro raggio di curvatura, della nostra, scusate, della curvatura del nostro diottro, in questo caso sarà a sinistra. Quindi lo andiamo a porre a 121 centimetri da questa parte. A sinistra. E adesso siamo pronti per finire di disegnare il nostro sistema, perché abbiamo fatto passare, adesso cerco di andare un po' giù, okay, un raggio dal nostro oggetto attraverso, intersecando il centro di curvatura, e quell'altro deve andare parallelamente contro la nostra curvatura qui e andare a intersecare poi il fuoco da questa parte. Quindi qui vi si viene a creare un punto di intersezione tra i due raggi che abbiamo disegnato e questo punto di intersezione sarà proprio quello che ci definisce la posizione della nostra immagine. Per cui andremo ad applicare la nostra legge che regola, diciamo, l'ottica degli ottri sferici, per cui avremo 1 su P, che sarebbe il nostro N1, per questo che abbiamo 1 qui, P è 60, più, mi raccomando, è più 60 perché siamo da questa parte, più N2 che è l'acqua, quindi 1,33 su Q, che è la nostra incognita, e poi abbiamo N2 meno N1, quindi 1,33 meno 1, il tutto fratto il nostro raggio, che però è quello di un diottro concavo, quindi meno 30. Andiamo a ricavarci Q, ok? Come avevamo fatto nell'esercizio precedente invece per P. E algebricamente vi risulta che Q avrà un valore di meno 48,1 centimetri. Quindi, essendo meno, come avevamo visto nell'esercizio precedente, si tratta di un'immagine virtuale, sta a sinistra del vertice e anche del centro di curvatura. E come abbiamo disegnato, però è più vicino al nostro centro di curvatura rispetto a quello che è l'oggetto. Quindi abbiamo avuto una conferma. Diciamo, graficamente ci è risultato un'immagine che è più piccola rispetto a quello dell'oggetto reale. Quindi andiamo a verificare calcolando l'ingrandimento se questo è vero. Per cui abbiamo che M è uguale a meno Q su P per N1 su N2. E quindi abbiamo meno che vi risulta qua, vediamo se, perché in realtà dovrebbe esserci un altro meno qui, perché poi non è ribaltata l'immagine, è dritta come l'oggetto, ok? Vediamo l'esercizio precedente. Bisogna stare attenti a questi meno, perché quando risulta positivo vuol dire che l'immagine è dritta, quando
quando è negativo invece l'immagine è ribaltata rispetto al vostro asse di riferimento del sistema ottico, ok? Quindi qui bisogna fare attenzione perché l'immagine a voi risulta dritta e qui vi risulta che diciamo, numericamente ha un valore di 0.603, quindi è rimpicciolita rispetto alle dimensioni originali dell'oggetto. Ok? Ok, quindi attenzione quando vi risulta questo numero, che dovete anche interpretarlo dal punto di vista del fatto che se l'immagine sia dritta o rivoltata. Per quanto riguarda il diottro convesso, cosa succede? Se avete un diottro convesso, avete che il vostro raggio, in questo caso R, sarà maggiore di 0. Anche qui abbiamo sempre un diottro che separa acqua e aria. E vi chiede di calcolare ingrandimento e distanza apparente di un oggetto posto in acqua a 30 cm dal vertice. Quindi noi sappiamo dove è posto l'oggetto iniziale, sappiamo quanto è il raggio, okay? Quindi la distanza tra vertice e il nostro centro di curvatura sarà 40 cm e sarà una distanza positiva. Per quanto riguarda invece l'oggetto, vi dice che si trova a 30 cm dal vertice, quindi essendo un diottro convesso l'oggetto lo poniamo da questa parte, okay? Ed è questa la zona in cui c'è l'acqua, a sinistra della nostra curvatura. Invece a destra c'è aria e anche l'osservatore, naturalmente. Come prima abbiamo l'oggetto, per cui sappiamo che un raggio passerà attraverso, andrà a intersecare direttamente il centro di curvatura, quell'altro andrà parallelamente contro la curvatura e poi dovrà andare a intersecare il fuoco che andremo a calcolare, potremo posizionare sul nostro asse di riferimento. Come prima, qui vado un po' più veloce perché l'abbiamo già visto, calcolate il vostro fuoco, ok? E appunto attenzione che qui il raggio è positivo perché è un diottro convesso e vi risulta un fuoco di meno 121 cm, quindi meno rispetto al nostro sistema, in questo caso sta a sinistra. Andremo a porre il nostro fuoco da questa parte e quindi adesso possiamo terminare di disegnare il nostro sistema, perché questo raggio che abbiamo fatto, abbiamo tracciato parallelamente al nostro asse di riferimento, poi andrà a ritroso con una proiezione a intersecare il nostro fuoco. Perché chiaramente vedete che se andassimo in questa direzione ci sarebbe un raggio che è divergente. Ora siamo pronti per andare a estrapolare quanto vale Q, la posizione dell'immagine che si viene a creare. Allora, Q, come prima, lo che abbiamo già direttamente dalla equazione che determina i due trisferici, e Q avrà un valore di meno 19 centimetri. Meno, quindi Q negativo, significa che è un'immagine virtuale. Attenzione adesso quando andiamo a calcolare l'ingrandimento, come prima è meno U su P, N1 su N2, e attenzione perché qui quando mettete il vostro Q è sempre meno, ok? Quindi meno per meno fa più. Qui manca e vi risulta che numericamente è un 0,84 come valore, è un valore dimensionale, chiaramente è un 0,84 per cui è rimpicciolita e questo conferma quello che emerge dal disegno, dal grafico che avete creato ed è dritta. Okay? Perché è un ingrandimento positivo, quindi siamo sempre sopra all'asse di riferimento. E così abbiamo visto un po' quello che è tutto il panorama dei diottri sferici, concavo e convesso.
Passiamo adesso alle lenti. Allora, per non annoiarvi, diciamo, con esercizi basilari con una sola lente, ho pensato di farvi vedere esercizi dove ci sono combinazioni di lenti. Quindi vedremo prima un esercizio dove c'è una lente convergente e posta successivamente una lente divergente, e poi andremo a vedere invece che cosa succede se le scambiamo. Allora, partiamo da questo primo esercizio. Avete una lente convergente che ha un fuoco di 10 centimetri e mi dice che questa lente nel vostro sistema ottico funziona come obiettivo. E questa lente è posta a 40 centimetri da un'altra lente divergente che ha un fuoco di 20 centimetri, che ha la funzione di oculare. Vi chiede di trovare posizione e ingrandimento dell'immagine finale di un oggetto che è posto a 20 centimetri dell'obiettivo. Quindi noi abbiamo le caratteristiche delle nostre lenti, sappiamo quanto sono distanti tra loro, sappiamo a che distanza è posto l'oggetto e dobbiamo trovare la posizione e l'ingrandimento dell'immagine finale che ne risulta. Allora, poi vi dice anche cosa succede quando l'oggetto è posto sul fuoco, quello vedremo poi nel caso. Allora, qui abbiamo un riepilogo di quelli che sono i dati del nostro esercizio, okay? Quindi un fuoco dell'obiettivo di 10 centimetri, D, che è la distanza tra le due lenti, 40 centimetri, il fuoco dell'oculare, che è 20 centimetri, con un segno meno perché si tratta di una lente divergente. E poi abbiamo la posizione dell'oggetto che è 20 centimetri. Vedete che questa posizione l'abbiamo chiamata P1 perché avendo due lenti avremo una P1 che è quella iniziale e una Q1 che sarà quella data, cioè l'immagine data dalla prima lente. Di conseguenza, poi ci sarà una P2 per la seconda lente e una Q2. Okay? La Q2 sarà quella, diciamo, la posizione finale dell'immagine che noi andremo a ricavarci. Allora, vediamo un attimo, scendo un attimo per farvi vedere come è fatto il nostro sistema. Allora, avete le due lenti. Le dobbiamo porre una rispetto all'altra a una distanza di 40 centimetri. Ok? Il fuoco della nostra prima lente, che è questa qui, è quella convergente, vi dice che è a 10 centimetri. Quindi è più 10 centimetri, sta a destra del nostro centro di curvatura. Ok? Quindi sta qui, FOB. Okay, dell'obiettivo. L'oggetto vi diceva che è posto, vediamo quanto è, a 20 centimetri. Okay? Quindi l'oggetto, essendo una lente convergente, lo mettiamo da questa parte, è a 20 centimetri rispetto alla nostra lente. Come prima, dobbiamo far partire due raggi dal nostro oggetto, uno che va a intersecare il centro di curvatura della nostra lente, okay, e l'altro che se ne va parallelo contro la nostra lente e da lì scende fino ad intersecare il fuoco. Chiaramente dovete fare le proiezioni di questi raggi e questi due raggi andranno a intersecarsi in questo punto, che sarà l'immagine generata da questa prima lente convergente. E quindi questa posizione sarà la Q1 che noi dovremo andare a calcolare. Vedete già che graficamente la vostra immagine sarà capovolta rispetto
all'oggetto di partenza. Ok? Adesso qui, diciamo, graficamente è un po' difficile definire se sarà più grande o più piccola, lo andremo, potremo andare anche a calcolare. Però quello che poi ci interessa è in realtà la posizione e l'ingrandimento dell'immagine finale. Allora, innanzitutto andiamo a calcolarci questo P2. Scusatemi, questo Q1, la posizione dell'immagine data dalla prima lente. Applichiamo l'equazione delle lenti, per cui 1 su P1 in questo caso più 1 su Q1 è uguale a 1 su il fuoco, in questo qua, in caso il fuoco dell'obiettivo. Avete che Q1, algebricamente lo andate a ricavare da questa formula, sarà 1 sul fuoco meno 1 su P1, il tutto alla meno 1. Vi risulta che Q1 è pari a 20 centimetri, ok? E vi dice che è un'immagine reale. Perché è reale? Ok? Perché si tratta di una lente convergente, quindi abbiamo l'oggetto che è posto da questa parte e in una lente convergente l'immagine reale si forma esattamente dall'altra parte rispetto alla posizione dell'oggetto e questo l'abbiamo verificato anche graficamente, è esattamente da questa parte. Adesso dobbiamo capire dove è posto diciamo l'oggetto per la nostra lente divergente, ok? Allora, avrete che qui in realtà, secondo me, non è corretto. Perché qui ci va un qui scritto male, è una Q, non si capisce bene, ma è una Q questa qui. L'immagine che si viene a creare dalla prima lente sarà poi oggetto reale, come se fosse un oggetto reale, per la seconda lente. E quindi avrete che il P2, cioè la posizione dell'oggetto per la seconda lente, che è quella divergente, la calcoleremo come la distanza d tra le due lenti meno, qui è scritto male, è un Q1, ok? Quindi è 40 la distanza tra le due lenti meno Q1, ok? E quindi vi risulta che questo P2 in realtà si trova esattamente a metà tra le due lenti ed è quello che vediamo anche graficamente, perché la posizione dell'immagine che crea la prima lente che diventa oggetto per la seconda è esattamente a metà tra le due. Adesso dobbiamo applicare nuovamente l'equazione delle lenti per ricavare qual è la posizione dell'immagine che va a creare la lente divergente. Allora, qui avete che dobbiamo ricavare, la lente divergente era quella che viene considerata l'oculare, avevate che il fuoco era meno 20 centimetri, attenzione ai segni. Quindi andiamo a ricavarci Q da questa equazione e attenzione appunto quando andiamo a riportare il valore del fuoco. Quindi è 1 su il fuoco meno 1 sulla posizione dell'oggetto, il tutto alla meno 1. Numericamente vi risulta che Q2 è meno 10 centimetri. Questo torna con quella che è la costruzione di un'immagine per una lente divergente, perché avete che poi l'immagine per una lente divergente è un'immagine virtuale, per questo c'è questo segno negativo. Infatti, se andiamo a disegnare graficamente, a costruire graficamente l'immagine di questa lente, partiamo dal nostro oggetto, okay, che è diventato questo qui, l'immagine della lente convergente, è diventato l'oggetto per la lente divergente. Come prima, dobbiamo tracciare due raggi, uno che va a intersecare il raggio di curvatura della nostra lente
divergente e uno invece che va contro la nostra lente, parallelamente al nostro asse di riferimento, e poi deve andare a intersecare il fuoco. Fuoco che in questo caso, avendo un valore negativo, era meno 20 centimetri, è a sinistra della lente. Ok? Vedete che invece per la lente convergente era a destra. Invece, per rispetto al centro di curvatura della lente divergente, il fuoco è, ma un valore negativo ed è a sinistra. Quindi si trovava a meno 20, esattamente dove si trova l'immagine, tra l'altro. E quindi questo raggio che parallelamente andava a scontrarsi con la nostra lente, andiamo a riproiettarlo e a tracciare la retta che va a intersecare il fuoco. In questo modo vi si crea un punto di intersezione qui, che è proprio quello che va a definire la vostra immagine per la lente divergente e quindi l'immagine finale di tutto il sistema. Vedete che per una lente divergente l'immagine si viene a formare dalla stessa parte in cui è posto l'oggetto rispetto alla lente. Questo significa che l'immagine è virtuale. Okay? Vedete che proprio visivamente l'immagine che si viene a creare è più piccola rispetto al vostro oggetto di partenza. Ok? Quindi potete andare a valutare separatamente gli ingrandimenti che vengono prodotti dalle due lenti, dall'obiettivo e dall'oculare. Se andiamo a calcolare quello dell'obiettivo, utilizziamo chiaramente le grandezze 1 e più 1, ok? Qui non abbiamo bisogno, come invece facevamo con i diottri, di tener conto degli indici di rifrazione perché tutto il sistema è posto in aria, quindi l'indice di rifrazione è sempre 1, e avrete che l'ingrandimento sarà uguale a meno 1 su più 1. Attenzione qui che vi portate dietro un segno meno. Ok, perché sia P1 che Q1 erano positivi. E infatti cosa succede? Che allora, numericamente è un 20 su 20 e quindi il fattore numerico è 1, per cui cosa significa? Che non è stato né ingrandito né rimpicciolito. Ok, l'immagine ha le stesse dimensioni dell'oggetto di partenza. Però questo meno sta a significare che l'oggetto è capovolto rispetto a scusate, l'immagine è capovolta rispetto all'oggetto di partenza. Per quanto riguarda l'ingrandimento dell'oculare, anche qui teniamo in considerazione le grandezze invece P2 e Q2, sempre con un segno meno davanti, attenzione che però Q2 era negativo. Ok? Qui attenzione perché è questo fuorviante. Vi dice che è ribaltata, ok, però voi dovete vedere quello che vi risulta visivamente nell'immagine finale. E quindi, allora, numericamente vi risulta 1,05 e quindi vedete che anche visivamente quello che vedete nel nostro sistema, più o meno la freccia che si viene a creare qui è più o meno la metà di quella di partenza, ok? Però state attenti perché comunque l'immagine finale è sempre da questa parte. Il fatto che sia più è perché, giustamente, non è capovolta rispetto a quella di partenza, perché quella di partenza era esattamente da questa parte del nostro asse ottico. Quindi non confondetevi perché questo più è corretto nel senso che l'immagine ha... si trova nello stesso semipiano, okay, dell'oggetto di partenza. Okay, quindi non confondetevi perché lo vedete da questa parte, allora pensate che debba avere un meno. No, perché dobbiamo fare riferimento a quello che era l'oggetto di partenza. Allora, di seguito un esercizio
diciamo, speculare, in cui invece avete prima una lente divergente e poi una lente convergente. Qui purtroppo è un po' piccolino, quindi magari adesso vedo se ne trovo anche un altro disegno un pochettino più grande, che magari si capisce meglio. Però il principio è lo stesso dell'esercizio precedente, ok? Dovete tenere presente che la prima lente, vi dice, in questo microscopio avete un obiettivo divergente, in questo caso, quindi questo F ob sarà meno 10 cm, e poi avete un oculare convergente, quindi con un fuoco positivo, distanti di 40 cm. E anche qui vi chiede di andare a valutare quale sarà la posizione di ingrandimento dell'immagine finale di questo sistema, considerando che l'oggetto di partenza è posto a 5 cm dall'obiettivo. Ok? Allora, attenzione, perché trattandosi di un fuoco dell'obiettivo, lo mettiamo a sinistra della nostra lente, ok? Quindi a meno 10 cm, vedete che si trova qui. Poi a 40 cm da questa lente andiamo a porre quella convergente, che però essendo convergente avrà un fuoco che sarà a destra, e quindi a 30 cm da questa lente andiamo a mettere il suo fuoco a destra però. Attenzione che adesso andiamo a porre l'oggetto. Qui adesso magari ve lo ingrandisco un pochettino, così un po' troppo, ok? Ok, questo è il vostro oggetto, vi dice che è a 5 cm. Quindi qua andiamo a mettere il nostro oggetto. Come sempre andiamo a tracciare un raggio che passa nel centro di curvatura della nostra lente divergente e l'altro che invece va parallelamente qui e poi dopo se ne torna indietro intersecando il fuoco della lente divergente che è il nostro obiettivo di questo microscopio. Qui si viene a creare un punto di intersezione ed è la nostra immagine. Vedete già che sarà più piccola e più vicina alla lente. Ok? Questa immagine, come prima, risulterà essere l'oggetto per la seconda lente. E quindi da qui faremo partire i nostri raggi per andare a costruire l'immagine della seconda lente, per cui un raggio andrà a intersecare direttamente il centro di curvatura, e adesso qua li facciamo prolungare, poi mi sposto e vi faccio vedere dove arriva, e l'altro se ne andrà parallelamente nel centro qui della nostra lente, ok? E da lì andrà a intersecare il fuoco, per cui vi si viene a creare, dicendo chiaramente tutti i prolungamenti del caso, vi si viene a creare un'immagine in questo punto qui, che è l'immagine finale. Immagine finale che sarà capovolta rispetto all'oggetto di partenza, che era qua su, ok? E però sarà un'immagine reale, perché si tratta di una lente convergente. Quindi, come prima, prima andiamo a calcolarci la posizione dell'immagine generata dalla prima lente, okay? Tenendo presente però che appunto il fuoco dell'oculare è negativo, quindi vi ricavate il vostro Q1, okay? E questo Q1 avrà un valore negativo, perché come ci aspettiamo è un Q generato da una lente divergente, quindi sarà virtuale. Ok, questo meno qui, e infatti ci poniamo sempre a sinistra della nostra lente. Siete già in grado di calcolare quanto sarà l'ingrandimento, perché abbiamo già Q1 e P1, ok? E attenzione appunto che poi vi viene un numero positivo, perché questo Q1 è negativo, e quindi infatti l'immagine è dritta, non è capovolta rispetto all'oggetto di partenza, infatti abbiamo un più, e ha un valore, questo ingrandimento, di 0,67, che coincide con quello che abbiamo trovato, cioè un'immagine rimpicciolita rispetto all'oggetto di partenza.
Questo, abbiamo detto, questa immagine diventa oggetto per la seconda lente. Per calcolare la posizione di questo oggetto, dobbiamo calcolarci il P2, che sarà di, sarebbe meno Q1, ok? Quindi D vi diceva che era 40 centimetri, attenzione perché meno e meno fa più, quindi diventa 43,33, infatti abbiamo questi 40 centimetri che separano le due lenti, più i 3,33 centimetri oltre la lente divergente da questa parte. E quindi questo torna. Per cui abbiamo il nostro P2 e, applicando sempre l'equazione delle lenti, possiamo ricavarci il nostro Q2, come prima, che avrà un valore di, qui ricordatevi che il fuoco del vostro oculare è quello di una lente convergente, quindi è positivo, più 30, Q2 sarà 97,5 centimetri. E ci sta, perché vedete che l'immagine si va a formare molto molto lontano rispetto alla lente convergente. Se andiamo a valutare qual è l'ingrandimento dato da questa lente, ok, abbiamo le due quantità Q2 e Q1, sempre col meno davanti, e vi risulta numericamente un 2,25, quindi è 2 volte 25 l'oggetto di partenza, che era questo qui, ed è verosimile perché effettivamente questa freccia è molto più grande, ed è ribaltata e torna con questo meno. Attenzione, cosa che ho skippato un pochettino nel punto precedente, è che se volete calcolarvi l'ingrandimento totale, dovete moltiplicare tra loro l'ingrandimento della prima lente per l'ingrandimento della seconda, e quindi avrete chiaramente il segno che vi dirà rispetto all'oggetto di partenza se l'immagine finale è dritta o capovolta, e numericamente quanto più grande o più piccolo sarà questa immagine. Allora, io direi che mi fermo qui, vi lascio di seguito altri due esercizi, visto che poi non ci vedremo, insomma, non ci sentiremo più, però sono già svolti, e se avete dei problemi chiaramente potete contattarmi. Qui ce n'è uno su una lente composta, vi fa vedere come si ricava il fuoco ingrandimento per una lente composta, ok? Che così facciamo riferimento a quello che abbiamo visto in questi esercizi. E poi c'è un altro esercizio molto, molto carino su una macchina fotografica, che appunto è formata da lenti, in cui dovete fotografare degli oggetti posti in acqua, e qui vi ho messo tutto lo svolgimento dell'esercizio. Allora, aspetta, non avevo visto la domanda di Luca, non è chiaro. Come facciamo a capire che il vertice coincida con la posizione dell'osservatore? Allora, se ti riferisci al diottro, se tu sei concavo, allora tu sai dove posto il vertice, perché se concavo hai la pancia che è rivolta verso di te, diciamo, e quindi il vertice che è verso l'osservatore. Quando invece è un diottro convesso, è il contrario, l'osservatore è dalla parte del centro di curvatura. È come se fossi dentro la pancia. Esatto, sì, quello dell'ampolla. Ok, tu devi porre l'osservatore in funzione del tipo di diottro che hai. Se, trattandosi di un'ampolla è fatta come, in primo esercizio, un diottro concavo. E quindi l'osservatore è più vicino al vertice del diottro sferico, okay? Perché ha verso di sé chiamiamola la pancia, la curvatura del diottro. Invece nei diottri convessi l'osservatore ha più vicino a sé il centro di curvatura.
perché invece è come se fossimo dentro alla pancia del diottro convesso. È più chiaro così? No, vi scorro il PDF e vi faccio vedere. È più chiaro, Luca? Riesci a darmi un feedback? Intanto vedo se è collegato Michele. Michele, si è collegato, ok. Ciao Barbara, sì, ci sono. Ok. Sì, vi faccio vedere velocemente qua su. Aspetta che diminuiamo un po'. Allora, ecco, la differenza è proprio questa, no? Cioè che un'ampolla è un diottro concavo e quindi l'osservatore è più vicino al vertice perché questa è la pancia. Ok? Invece in un diottro, che era lo stesso esercizio di qua, no? Questo è un diottro concavi perché l'ampolla alla fine è un diottro concavo. Invece in un diottro convesso, l'osservatore siamo sempre da questa parte, però vedete che la curvatura è girata dall'altra parte, quindi l'osservatore è più vicino al centro di curvatura del nostro diottro sferico e da questa parte ci sarebbe stata l'acqua, se volete magari è visivamente più semplice colorare magari la parte dove c'è l'acqua, ok? Così si vede bene, però vedete che da questa parte siamo più vicini al centro di curvatura. Ma sempre allora vertice osservatore. Allora, per un diottro concavo sì, cioè sei dalla parte del vertice, perché non lo so, in realtà no, non sempre, perché magari ti possono, non lo so, sei dentro una bolla piena d'acqua e magari ti mettono, non lo so, oppure non so, vogliono farti diventare un pesce. Allora, se sei un pesce e sei dentro l'ampolla e vuoi guardare fuori, allora a quel punto l'osservatore è più vicino al centro di curvatura del diottro concavo. In quel caso cambia, cioè se sei dentro un'ampolla, in quel caso cambia. Però normalmente se sei un osservatore umano, diciamo, sei fuori dall'ampolla, poi dipende dai casi, però potrebbe anche capitare, perché no, un esercizio in cui siete dentro a un sistema che è una sfera piena d'acqua, piena di un altro materiale, e quindi la vostra visione cambia. Certo, giusto, giusto, un'ottima domanda. Ok, allora come vi dicevo questo materiale è già caricato sul Drive e quindi vi lascio anche quegli esercizi lì da svolgere e mi impegno a rispondere ad Aurora quanto prima e chiaramente se poi avete anche dubbi su gli esercizi che vi sono stati inviati da Zavattini in preparazione al compito contattateci senza problemi. Adesso cedo la parola a Michele, intanto vi saluto e poi ci... Se non ci sentiamo prima con gli studenti, ci riaggiorneremo per il compito della prossima settimana. Quindi buona giornata a tutti e ciao Michele, buona giornata a te. Ciao. Ciao a tutti. Direi che potremmo fare un 10 minuti di pausa, poi iniziamo.
Eccoci qua, io ragazzi inizierei, datemi qualche feedback se ci siete, se siete pronti. Ok, perfetto. Ok, allora inizierei con un esercizio su un reticolo di diffrazione, visto che non avevamo visti ancora, e dopo guarderei qualcosa sulle lenti, qualche esercizio semplice su lenti e specchi, insomma, per vedere di fissare un attimino i concetti. Allora, comunque ho visto che ne avete già fatti con Barbara, quindi probabilmente qualcosa ripeteremo, ma male non fa, insomma. Ok, allora inizierei col primo esercizio, vi condivido lo schermo. Allora, l'esercizio dice che un reticolo di diffrazione contiene n uguale 4.000 linee su una larghezza. L uguale a 2 cm. E le fenditure, quindi queste linee, insomma, sono larghe a uguale un micron e il reticolo è investito da una luce di lambda uguale 0,5 micron. Luce trasmessa dal reticolo viene osservata nel piano focale di una lente con F uguale 20 centimetri. Calcolare la posizione delle frange del primo e secondo ordine, quindi massimi di primo e secondo ordine, e la loro larghezza e il numero di frange osservabili. Ok, allora, in questo caso abbiamo un reticolo di diffrazione, quindi avremo una cosa fatta più o meno così, dove qua ci sono un sacco di passi di distanza d, cioè, chiamiamoli, ok? Quindi avremo e una lente con focale 20 cm e qua avremo lo schermo di osservazione. Cosa otterremo? Possiamo già dire qualitativamente quale sarà il risultato. Insomma, sarà una figura di diffrazione fatta più o meno così. Se questo è il centro del sistema, avremo una cosa fatta più o meno così. Una forma un po', questa qui è l'intensità, ok, fatta a campana. Allora, mettiamo giù intanto due dati. Allora abbiamo L che è la
la lunghezza del reticolo, che è 2 cm, dove L è uguale ad N per D, ok? Il numero di fenditure per la distanza che c'è fra una fenditura e l'altra, si chiama passo del reticolo, ok? D uguale passo reticolo. Ok, ora per ovviamente il passo del reticolo il problema non ce lo dà, abbiamo soltanto il numero di fenditure e la lunghezza per le quali sono nella quale sono spalmate, quindi dobbiamo calcolarcelo, quindi il nostro D è uguale, sarà uguale ad L fratto N. Quindi uguale, L è 2 cm, quindi 0,02 metri fratto N che è 4000, otteniamo 5 per 10 alla meno 6 metri, che è uguale a di 5 micron. Ok, quindi questo è il passo del reticolo. Allora, il numero di massimi che abbiamo, che riusciamo ad ottenere in realtà, è dato dalla formula, allora, numero massimi, M' uguale a D fratto A. Ok, quindi dipende dalla è direttamente proporzionale al passo del nostro reticolo e inversamente proporzionale alla larghezza della fenditura. E questo è l'ordine del primo massimo che non abbiamo, cioè il primo che non mancante, insomma, il primo massimo che manca dalla figura di diffrazione. Ok, quindi possiamo calcolarci qual è l'ordine del primo massimo che manca, quindi M' è uguale a D, che abbiamo detto essere 5 per 10 alla meno 6, fratto A, che è 1 per 10 alla meno 6, uguale a 5. Ok, quindi avremo il nostro massimo centrale, quindi M0, quindi avremo in 0 il nostro massimo centrale, e dopodiché avremo 1, 2, 3, 4, 1, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, ok? Il 5 manca. Ok. Ora, quindi possiamo dire, per completare un attimino la questione, possiamo dire come sarà fatta, insomma, la nostra curva, che sarà una cosa di questo tipo qui, insomma. Ok, ora vediamo, andiamo a calcolarci, come ci chiede il problema, i massimi del primo e secondo ordine. Quindi allora avremo per m uguale 1, la formula per ricavarci che lega, tramite la quale riusciamo a ricavarci l'angolo sotto cui vediamo un massimo del primo ordine e del secondo, è sen teta m uguale m lambda su d. Ok, quindi per m uguale 1 sarà sen teta 1 uguale lambda su d. Quindi teta 1 uguale a seno di lambda su d, dove lambda su d abbiamo 0,5 lambda uguale a seno di 0,5 micron fratto d, che era 5 micron. Ok, quindi è arcoseno di 0,1 uguale 5,74 gradi. Nel secondo caso, per m uguale 2,
avremo sen θ2, allo stesso modo, uguale a 2 lambda su d. Quindi avremo sen θ2, scusate, θ2 seno di 2 lambda su d, che è uguale quindi a coseno 2 per 0,5 fratto 5, che è uguale a coseno di 0,2, che è uguale a 11,54 gradi. Ok. Dopodiché, quindi qua abbiamo trovato l'angolo su cui vediamo i massimi. Ora possiamo calcolarci la larghezza di questi massimi, ok? Quindi, stiamo avendo il massimo, abbiamo trovato, diciamo, all'interno del nostro schermo, noi abbiamo trovato l'angolo sotto cui vediamo il massimo. Ora vediamo anche il delta teta che lo contiene, ok? Quindi, la formula per calcolare il delta teta m di un certo ordine m, ok, è uguale a 2 lambda su n di cos teta m, dove però diciamo nel nostro caso solitamente nei reticoli di diffrazione si ha un n molto grande e di conseguenza il teta m è molto piccolo, quindi n è molto grande e teta m molto piccolo, soprattutto per gli ordini più piccoli, quindi per n1, m2, eccetera. Quindi possiamo considerare che il coseno di teta m vada come 1. Okay? Quindi possiamo semplificare questa formula dicendo che delta teta m è uguale a 2 lambda su n di, quindi possiamo riscriverla come 2 lambda su l, sulla lunghezza del reticolo. E diciamo, se consideriamo un reticolo reale con n molto grande, ok, e i massimi sono molto stretti e definiti, cioè tipo spettro, ok. Quindi possiamo andarci a calcolare adesso i nostri delta teta 1 e delta teta 2, quindi avremo delta teta 1 che è uguale a 2 lambda su L, quindi uguale a 2 per lambda valeva 0,5 fratto L che valeva 0,02 metri, cioè 2 centimetri, e ok, quindi questo qui vabbè, è uguale a 2 per 0,5 per 10 alla meno 6 fratto 0,02 metri, e questo è uguale a 0,003 gradi. Allo stesso modo calcoliamo il delta teta 2, che facendo i conti otteniamo sempre 0,003 gradi, poiché in queste condizioni il nostro, diciamo, delta teta dipende dalla lunghezza d'onda e da L, non dipende, quindi saranno tutti uguali, diciamo, i nostri delta teta M. Ok? Dopodiché diciamo, il fine dell'esercizio era quello di determinare la posizione delle frange del piano del primo e secondo ordine. Quindi l'ultimo punto, diciamo, di questo esercizio è che dobbiamo calcolare, quindi calcolo posizione, chiamiamola xm. Ok, quindi avremo x1 e x2 nel nostro caso sullo schermo. Ok, per calcolare la posizione, quindi xm, avremo da tenere in considerazione la focale per la tangente di θm.
che questa va come f teta m, in quanto teta m l'abbiamo assunto molto piccolo, e motivo per cui siamo riusciti a effettuare la semplificazione anche di prima. E di conseguenza poi avremo anche, oh miseria che è successo, che il delta x, quindi lo spazio sullo schermo che contiene il nostro massimo e mesimo, è uguale a f delta teta. Possiamo calcolarli, quindi per m uguale 1 avremo x1 uguale 0,2, che è la nostra focale che era di 20 cm, per che cosa? Per l'angolo teta, ovviamente in radianti, ok? Quindi il nostro angolo teta era 5,74 gradi, viene fuori circa 0,1 radiante, ok? Quindi uguale a 0,02 metri, cioè uguale a 2 cm. Per m uguale 2, x2 uguale a 0,2, stessa cosa in il nostro delta teta 2 in radianti. Quindi otteniamo, evito di fare i conti, 4,08 centimetri. Ok. E il, scusatemi, qua non è il delta teta 2, qui è il teta 2. Dopodiché, quando ci calcoliamo invece i delta teta, delta x1, delta x2, allora prendiamo in considerazione il delta teta, che è, diciamo, l'angolo che sottende tutto il massimo. Quindi uguale a che cosa? A 0,2, sempre focale, per delta teta in radianti stavolta, che è uguale, nel caso di delta x1, 10 micron, e nel caso di delta x2 è uguale sempre a 10 micron, perché abbiamo detto il delta teta è lo stesso, delta teta 1 uguale delta teta 2, teta 1, teta 2, e dopodiché dipende dalla focale, quindi il risultato è lo stesso. Quindi la situazione è che avremo i massimi che abbiamo visto, che saranno fino a m uguale 4, e di intensità decrescente, poiché diciamo la diffrazione redistribuisce un po' l'energia sullo schermo, ecco, tramite i vari massimi e minimi, insomma. Ok, per fissare un attimino meglio forse questa cosa, cioè per capire più che altro la differenza fra il... cioè più che la differenza, per combinare l'interferenza e la diffrazione, vi porto un esempietto che è abbastanza veloce per vedere come si compongono le due cose. E l'esempio per semplificarci la vita, prendiamo per esempio un esperimento di Young, con due fenditure a distanza uguale 30 centimetri, e sono larghe 3 micron. Determinare il numero di frange effettivamente osservabili per lambda uguale 0,55 micron. Ok, allora abbiamo insomma, anche per se in questo caso qui siamo nel caso di n uguale 2, quello che si trova, diciamo, per il reticolo vale lo stesso, ok? Cioè consideriamo da un punto di vista interferenziale e quello che succede, cioè che cosa succede sostanzialmente. Noi avremo dei massimi di interferenza che saranno dati dalla solita regola sin teta m uguale a lambda su d. Quindi nel nostro caso noi avremo
scusatemi, sentite m uguale, no, questo qua serve quello del primo ordine, m lambda su d. Quindi nel nostro caso, considerando i dati che ci dà il problema, avremo 0,55 per 10 alla meno 6 fratto 30 per 10 alla meno 6, scritto centimetri, scusate, ok, quindi otteniamo che cosa? Qui c'è sempre m che lo teniamo come variabile, quindi avremo m per 1,83 per 10 alla meno 2 metri, ok? Togliamo che ci confondiamo con l'm, voilà. Teniamo l'm indicato. Ora, se noi vediamo, quindi questo è, diciamo, vedendolo dal punto di vista interferenziale, vediamo il reticolo come il risultato del reticolo come interferenza delle varie onde. Ora andiamo a calcolare i minimi di diffrazione, invece. Ok. Quindi avremo sen teta uguale m' lambda su a. Ok. Quindi vediamo per esempio quello del primo ordine. Avremo m' uguale a 1. Sen teta uguale lambda su a, sono i primi minimi, ok? Più o meno lambda su a, che facendo due conti vediamo essere uguali a più o meno, allora 0,55 micron fratto 3 micron, questo è uguale a 0,183. Ok, ora vediamo un attimino i due risultati che abbiamo ottenuto. Il primo minimo di diffrazione, quindi l'ultima cosa che abbiamo trovato, quindi sen teta uguale a 0,183, ok, è l'angolo sotto cui vediamo il nostro primo minimo di diffrazione. Coincide con il massimo di interferenza di ordine 10, poiché se vediamo sopra, ok, noi otteniamo lo stesso numero dalla formula sopra se m è uguale a 10, ok? Se m è uguale a 10, questo diventa m uguale a 10, questo diventa 0,183, ok? Quindi abbiamo che il primo minimo di diffrazione coincide a livello di angolo, ovviamente, con il decimo massimo di interferenza del reticolo. Quindi, che cosa possiamo dedurre da questo? E vabbè, ovviamente non l'ho detto, il fatto del decimo massimo lo possiamo vedere dall'equazione sopra. Comunque sappiamo che un reticolo, come abbiamo visto prima, il numero di massimi è dato insomma, da d fratto a, che otteniamo essere uguale a 10. Okay? D era, dov'è che l'abbiamo scritto? 30 micron, e a è 3 micron, che fa 10. Okay? Quindi possiamo dedurre anche da qui, non solo da quello che abbiamo visto prima. Quindi qualitativamente vediamo che se noi consideriamo solo l'interferenza, cioè la visione interferenziale della faccenda è la seguente. Questo è lo 0, noi avremo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ok? 10 massimi, quindi avremo una cosa di questo tipo qui, sarà il... Questa sarà la intensità, qui avremo il massimo, e qua avremo un altro massimo, un altro massimo, un altro massimo, un altro massimo, insomma 10 massimi così, ok? E 10 anche nell'altro senso.
Ecco, una cosa del genere fa abbastanza schifo il disegno, però. Ok, sono tutti della stessa intensità questi, eh. Li ho disegnati male io. Dovrebbe arrivare tutti qui. Quindi questo è l'aspetto interferenziale di quello che succede. Dopodiché, invece, se noi guardiamo la diffrazione, quello che succede con la diffrazione, avremo che questo grafico sarà rappresentato nel modo seguente, cioè noi avremo il massimo centrale, I di teta, ok? E abbiamo detto che questo qui è il nostro decimo m uguale 10, massimo, ma qui coincide con il primo minimo di diffrazione e allo stesso modo il decimo massimo in negativo, ok? Quindi avremo che qui la figura di diffrazione vale 0, quindi avremo una cosa del genere. Ok? Questa è la figura di diffrazione. Quindi, se sommiamo le due cose, come dobbiamo fare in un reticolo, quindi diffrazione più interferenza, avremo una situazione del genere. Quindi la nostra figura di diffrazione, sempre lei. Così, vabbè, si capisce. Dove all'interno avremo il massimo principale e dopo avremo, essendo che l'M10 è il minimo di diffrazione, quindi questo non ci sarà più, quindi rimarranno 9 massimi ai lati, quindi l'M0 centrale e 9. Da M1 a M9 a destra e da M-1 a M-9 a sinistra, ok? Che saranno messi così, quindi questo qua sarà il centrale, poi avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meraviglioso disegno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che questo coincide in realtà con la fine vabbè, insomma, non è fatto molto bene, però tanto per farvi capire che i due effetti si sommano, ok, quando abbiamo un reticolo, quindi interferenza e diffrazione, e otteniamo una figura di diffrazione contenente delle frange di intensità decrescente, ok? Questo è l'effetto combinato delle due cose, quello che si ottiene con un reticolo, appunto. Ecco, tutto qua. Ok, vi ho fatto questo esempio solo per farvi vedere un attimino, chiarire un po' tra interferenza, diffrazione e quindi cosa succede per un reticolo. Ok, passerei a un esercizio sugli specchi, ok? Quindi l'esercizio che andiamo a vedere dice che uno specchio. Uno specchio concavo a raggio di curvatura R uguale a meno 20 centimetri. Trovare la posizione dell'immagine per le distanze dell'oggetto dal vertice P1 uguale 25 centimetri e P2 uguale 5 centimetri. Calcolare l'ingrandimento trasversale di un piccolo oggetto posto nelle suddette posizioni. Ripetere nel caso
di 1 specchio convesso nel caso P1 uguale 25 cm. Ok, allora ricapitolando un attimo, cosa abbiamo? Abbiamo un sistema dove abbiamo un problemino abbastanza semplice, solo per vedere come funziona. Abbiamo uno specchio concavo, ok, di raggio di curvatura R, che è meno 20, perché per convenzione il centro O di curvatura è a sinistra della lente, ok? Questo specchio avrà una certa focale F, ok, che è, diciamo, determinata, insomma, quando abbiamo l'oggetto a meno infinito, vediamo che la luce lo colpisce in maniera perpendicolare, e tutte le linee che otteniamo di riflessione portano a un certo punto che è la focale. Ora, l'equazione che utilizziamo, in realtà negli specchi, sia in questo caso che nell'altro, cambia solo il segno di certi parametri, ok, è 1 su P meno 1 su Q uguale a meno 1 su F, ok? La formula degli specchi. Ecco, quindi come possiamo iniziare quali sono i dati che ci possono servire per risolvere il problema? Sicuramente trovare la focale. Quindi la focale la si trova quando appunto P all'infinito, quindi otteniamo che meno 1 su Q uguale a meno 1 su F, questo va a 0, ok? Quindi otteniamo che Q è uguale a F in questo caso, però in realtà il F è uguale ad R mezzi, ok? Quindi raggio di curvatura fratto 2. Quindi otteniamo che Q è uguale ad R mezzi, quindi uguale a meno 10 cm, ok? Ok. Quindi vediamo già da questo che la nostra immagine sarà a sinistra della nostra lente, ok? E lo vediamo da questo segno negativo anche. E sarà un'immagine reale, poiché è a sinistra della nostra lente. Ok, ora avendo calcolato la focale, possiamo passare al punto A, dove diciamo se P1 è uguale a 25 cm, quindi avremo il tutto si riferisce rispetto al vertice. Il disegno purtroppo è fatto un po' male, lo rifaccio perché non rende l'idea. Allora, noi siamo in una situazione in cui abbiamo una lente di R 20 cm, quindi parecchio grande. Questo qua è il nostro O, questo sono 20 cm. Abbiamo il nostro P a 25 e questo è il nostro vertice. Ok, e la focale è a meno 10, quindi sarà in questo punto qui, la focale, e questo qui è il nostro centro di curvatura, questo è R. Ok, ora forse rende meglio l'idea. Ok, quindi nel caso di P1 uguale 25 avremo da usare la formula che abbiamo scritto prima, 1 su 25, meno 1 su Q1, che è dove sarà l'immagine per P1, okay, sarà uguale a 1 su 10. E perché la focale è negativa, inserendo la focale negativa in questo membro qui, che è negativo pure lui, diventa positivo. Ok, quindi facendo due conti otteniamo, possiamo ottenere 50, facciamo il minimo, di 50 Q1, 2Q1 meno 50 uguale 51, quindi qua abbiamo 5Q1, quindi otteniamo che cosa? 3Q1 uguale a 50.
Ok, scusatemi, meno 50. Ok, quindi avremo che Q1 uguale a meno 50 fratto 3, che è uguale a meno 16,6 centimetri. Quindi avremo che se questo è 10, se il fuoco è su 10, 10 centimetri, avremo che l'immagine sarà circa qui, tra il fuoco e il centro di curvatura Q1. E questa sarà un'immagine reale in quanto è a sinistra dello specchio. E il nostro ingrandimento, definito come ingrandimento nel caso P1 uguale 25 centimetri, che è definito come meno Q1 su P1, è uguale a quindi meno 16,6 fratto P1 che è 25, quindi otteniamo uno 0,67. Ok, quindi sarà rimpicciolito di un fattore 0,67 e risulta capovolto. Ok. Ora vediamo nel secondo caso. Quanto tempo abbiamo ancora? Vabbè. Secondo caso, per P2 uguale a 5 centimetri. In questo caso siamo in un caso un po' diverso, poiché abbiamo la nostra lente e il nostro specchio qui, con O qui, mettiamolo qua, più lontano. Il nostro P1, questo qui è a 20 centimetri, quindi il nostro P1 sarà qui, la nostra focale sarà sempre a 10, quindi no, ho sbagliato. Allora, questo è il nostro vertice, la nostra focale è a 10, quindi a metà strada. Il nostro P2 è a 5 centimetri, quindi sarà qui P2. Ok. In questo caso avremo, riapplichiamo la formula che abbiamo visto prima, quindi 1 su P meno 1 su Q, P2 Q2 uguale 1 su F, meno 1 su F. Quindi avremo 1 su 5 meno 1 su 2 uguale a meno a più un decimo, focale negativa. Ok, in questo caso procediamo come prima, quindi avremo il minimo in questo caso è 10Q2, quindi avremo 2Q2 meno 10 uguale a Q2 fratto 10Q2, quindi otterremo Q2 uguale 10 centimetri. Quindi Q2 dista 10 centimetri dal vertice, quindi coinciderà, diciamo, col fuoco in questo caso, ok? Qui sarà Q2. Ok, cosa possiamo dire sull'immagine, sull'ingrandimento? Allora, l'immagine questa volta sarà virtuale, poiché se noi prolunghiamo le riflessioni vediamo che divergono, quindi otteniamo l'immagine a destra dello specchio. Ok? Quindi otteniamo l'immagine qui. Quindi è un'immagine virtuale, non sarà capovolta come prima, sarà dritta. E l'ingrandimento possiamo stimarlo come con la formula di prima, I uguale a meno Q2 fratto P2, che è uguale, basta sostituire, meno 10 centimetri fratto P2 che era 5, quindi uguale a meno 2. Ok, quindi l'immagine in questo caso risulta ingrandita. Ok, ecco, io direi che potrei fermarmi qui, siamo proprio giustissime le 29. E vi chiedo se avete domande o se è tutto più o meno chiaro. Ah, scusate, non avevo visto le domande. Allora, visto che le fenditure hanno una larghezza finita, non dovremmo tenerne conto quando consideriamo il passo del reticolo. Che vuol dire? Il numero di frange visibili è 9 o 18? Beh, le frange sono per m uguale 9, ok? Dove c'è più o meno m,
quindi più o meno 1, più o meno 2, cioè in positivo e in negativo, quindi avremo 9 frange a destra, sto rispondendo alla seconda domanda ovviamente, 9 frange a destra, 9 a sinistra e quella centrale, ecco, che è quella che raccoglie la maggior parte di intensità, insomma. Ecco. Non ho capito questa, quella, la domanda di Thomas. Thomas, al primo esercizio, ok. Ok, prova. Ok. Fenditura è una larghezza finita, non dovremmo tenerne conto quando consideriamo il passo del reticolo. Scusa, sì. Provo a parlare. Sì, sì, ma... Praticamente la mia idea era che, visto che le fenditure hanno una larghezza, che, cioè non sono dei punti, sì, sì. Noi abbiamo, cioè L sarebbe data dalla somma delle larghezze di 4.000 fenditure, mi pare fossero, più sì. Il passo sì. Tra queste larghezze, mentre noi abbiamo considerato solamente, cioè solamente il passo, come se queste... Sono poi punti formi. Ah, ho capito, sì, sì, diciamo che lo sono perché le consideriamo molto, molto, molto piccole. Quindi diciamo che è trascurabile la dimensione delle fenditure e possiamo quindi definire la lunghezza totale come il numero per il passo, dove il passo è molto più grande dell'apertura, diciamo. Sono infinitesime le aperture, le consideriamo. Sempre un'approssimazione, ovviamente. Comunque, sì, buona domanda. Ok, può essere... Ok. Bene ragazzi, allora io vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti.